ma dove sei? Sempre con l'arabo del kebab, dove sei? No, il kebabaro, il mio amico arabo, aspetta un attimo che te lo passo subito se vuoi. Signora Ali? Ali? Eccolo, eccolo Ali, te lo passo in esclusiva alla Zanzara, Ali, Ali. Ali, ma vota in Italia, sto cipolla? Lì. Sì. Cipolla piccante? Ma come cipolla piccante, Ali, scusi? Bolle, arroste. Ah. Non so che vuoi, manzo. No, manzo. Biadina, banino. Ma fa malissimo il kebab. È una roba che fa male, cipolla, roba pesantissima, molto pesante. Molto pesante, fa male, male allo stomaco, sì. Male. Alito se cattivo. Piace cipolla, se ti piace cipolla, prende cipolla, se no becandi. Parenzo piace cipolla. Sì, Parenzo piace cipolla perché te credo, con la panza che c'ha, cioè, mangia come un addannato. E poi va in palestra a cercare di recuperare ormai da qualche tempo perché vuole fare il signorino. Ma la situazione è quella che è, cioè la situazione è quella che è, fa male il kebab, fa male o no? Usci preso biadina con bolli e sta benissimo Parenzo, per me. Sta benissimo. Ma sembra buono. Ma lei scusi che vota in Italia, lei signora lì? Io non so se vota, io lavoro molto. Vabbè, quello chi se ne frega, tutti lavoriamo. Se vuoi mangiare di kebab viene. Ma quello ho capito. Con biadina, banino, quello che vuoi. Ho capito, ma lei, dove, lei vota in Italia? Io questo non posso dire questo, Parenzo. Tutto può dire, tutto può posso dire. Dire. Salim, tutto. Non interessa, prende bollo. Vuoi bolle, vuoi... Grosciani. Sì. Grosciani, radio. Scusi, radio, radio 24, sì. Scusi un attimo. È nemico di voi arabi, è nemico. Ma quale nemico? Ma quale Parenzo basso, Parenzo è pazzo. Parenzo, su questo non c'è dubbio. Scusi, signor Ali del kebab dell'Eur a Roma, io vorrei capire una cosa. Lei vota in Italia oppure no? Io votate il mio paese. Ah, vabbè, non vota in Italia, allora che ce frega. Chi voterebbe in Italia? Io voto Parenzo. Ma Parenzo non si prende. Un poco pazzo, però simpatico. Ma scusi, ma come vi conoscete? Qual è l'unione? Cos'è che vi lega? Cioè, lei e Parenzo, viene spesso lì in quel kebab, che fa? Gli passa il fumo? Che fa? Passa, salute, prende bollo, piadina. Col kebab, eh? Normale, normale, molto normale. Normale, ma un po' pazzo. Ma l'alito non è cattivo del kebab, alito cattivo, fa l'alito cattivo kebab, no? Ma se tu prendi cipolla, se prendi solo piccante, no. Beh, insomma, non è che il piccante sia proprio così leggera come cosa, il piccante del kebab tutto farcito. Fa bene, come si dice? Di che fa? Anche amore. Ah, sì, certo, fa tipo Viagra, no? Un poco di passioni, di amori con donna, con tua donna. Con mia donna. Se hai donna. Sì, se hai uomo, è uomo. Sì, per lei che c'ha. Però non mi piace tanto questo. A lei non piace tanto uomo, uomo, non tanto. A lei non piace tanto uomo. Però Parenzo mangia il panino, sta tranquilli e parla con, come si chiama questi? Cruciani, sì, ogni giorno parla con Cruciani, con Cruciani ogni giorno parla, siamo messi così. Scusi, a lei non piace tanto uomo, no? Tanto uomo non piace. Non piace, però, no. Però ho imparato rispetto, se uno è cliente mangia il panino, anche se è froscio non è un problema, anche se è froscio, no? Anche come se si chiama questo? Grosciani. Anche se è froscio, no? È amico degli americani, lui americani? Sì. Questi non tanto è simpatico, ma a me non interessa, io facendo il lavoro e certo, basta che va bene se prende che prende babba, altrimenti panino, va bene. Altrimenti è un povero stronzo. Scusi, ma anche froscio dunque andare bene se pigliano panino, no? Come hai detto tu? Se pigliano panino, anche frocio andare froce. Bene. Anche frocio. Frocio. Uomo che... guarda, questa polemica che non mi interessa. Parenzo, che... io non so, può essere anche Parenzo quello che dice tu, frocio. No, però, io non l'ho detto. Io non l'ho detto. È amico dell'Occidente, Cruciani. È amico dell'Occidente, questo è, capite? Che significa questo? È filo americano, moltissimo. Questo non mi piace molto, però, ripete, clienti e cliente. Beh, certo. Io in Italia tranquillo. In Italia, basta che uno paga, può essere americano, frocio, comunista, eccetera, eccetera, è uguale, su. Giusto? Rispetto. Io rispetto, dico solo sempre... una parola importante, rispetto. Rispetto. Lo dica bene, lo dica bene, rispetto. 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 No, benissimo, benissimo. Borsa, grazie.